Ciao, oggi vi faccio vedere un modello di un'azienda italiana, Gladiators Blade. Praticamente un operatore tattico e un lavoratore di metalli si sono messi assieme e hanno fondato questa azienda. Fanno coltelli di vario tipo anche su ordinazione. Questo è uno dei loro, diciamo, modelli, diciamo, standard. È un modello militare, si chiama Caesar. Arriva in una scatola in legno, molto bella, come vedete, che si può anche utilizzare come scatola espositiva. All'interno abbiamo il coltello e poi un certificato della Gladiators con tutte le caratteristiche. E un foglietto che illustra l'azienda e alcuni modelli che fanno. Andiamo al coltello. Il coltello arriva con un fodero in Kydex, come vedete, anche abbastanza ben fatto. Il coltello è un grosso coltello militare. Come potete vedere, un grosso modello militare, manicatura in Kraton, modello Furtang. Spessore 7 mm, ha una parte con frangicristalli qui nel fondo e la lama ha una parziale seghettatura in basso. Il coltello ha un foro sulla lama e sul manico per eventuali cordini. Si impugna abbastanza bene. Abbiamo una lunghezza totale di 315 mm e una lama da 185 mm, quasi 7 pollici e mezzo. Lo spessore poi, come vi dicevo, è effettivamente molto generoso e ha una copertura in tessuto nera. Anche se non ce ne sarebbe bisogno, serve soltanto per farlo più tattico, perché l'acciaio utilizzato è l'N540 della Bohler, che è un inox. Come vedete, queste due guardie sono integrate nella linea del coltello, quindi sono assieme all'acciaio che utilizza. Abbiamo un piccolo finger per un utilizzo più avanzato, non dico di precisione perché la posizione è un po' scomoda. La manicatura comunque è abbastanza bella, è smontabile comunque, ci sono dei due perni che permettono di toglierla e sostituirla nel caso con cordino o con una manicatura fatta custom, verrebbe anche un bel pezzo. Il coltello si impugna molto bene, come dicevo, la manicatura è, come vedete, lavorata 3D, ha un bel grip anche con i guanti. Il modello, come vi dicevo, è fatto completamente a mano, come tutti i loro modelli. Loro fanno poche produzioni, però sono tutti modelli fatti a mano. Devo dire che le finiture sono abbastanza buone. Il prezzo è a livello degli Estrema Razzo, leggermente meno. Questo qui, che è uno dei modelli più grossi, che è uno dei più cari, viene sui poco più di 300 euro.
da un lato della lama vedete c'è la scritta, il nome del modello e il loro marchio, l'altro lato invece è completamente sterile. Gladiator's Blade Caesar.